Carissimi fedeli, abbiamo vissuto questo momento, direi intenso, pregno di tutta l'intensità anche di quello che portiamo nei nostri cuori, di quello che magari stiamo attraversando nella nostra vita, che non sempre scorre su binari buoni. Tante volte ci imbattiamo, ci troviamo di fronte a situazioni che a nostro avviso possono sembrarci spiacevoli o che non portano a un fine per cui ci siamo proposti tante volte di orientare, di progettare la nostra vita, forse basandola soltanto su calcoli umani nostri e non facendo i conti con una progettualità che appartiene a Dio solo. Ecco, una progettualità che ci indica soltanto amore. Il progetto di Dio è amore, il progetto di Dio è misericordia. Quindi è un progetto che promuove, che deve darci coraggio, speranza, creare anche ottimismo nella nostra vita, proprio perché sappiamo che la misericordia di Dio è quel fiume che scorre nella nostra vita. Allora mi viene da chiedere, da chiedermi, ecco, lo chiedo a voi, perché tante volte non sperimentiamo tutto questo? Perché alle volte siamo completamente ripiegati su noi stessi, da non permettere agli occhi del nostro cuore di poter vedere, di poter scorgere questi segni, ecco, di speranza che sono necessari per ciascuno di noi. Un cristiano non può vivere senza speranza. Il cristiano deve essere segno di speranza in un'umanità che purtroppo si va sempre più impoverendo, direi, e non voglio esagerare, anche distruggendo, ma solo per una responsabilità personale. Nel momento in cui noi pensiamo di poter fare a meno di Dio. Oggi cosa siamo venuti a vedere? Cosa abbiamo celebrato? Una liturgia, voi mi rispondereste, ed è giusto. Una liturgia che ci ha fatto rievocare tutti i momenti di questa acerbissima passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma dobbiamo vedere oltre l'aspetto sensibile, direi anche emotivo, che fa parte anche della nostra natura umana, e pensare a quanti tesori di grazia sono racchiusi in questo crocifisso, in quest'uomo che, pur essendo Dio, non ha tenuto per sé questa gelosia, direi questa proprietà, ecco, sono Dio, ma si è fatto uomo, si fa carico delle nostre sofferenze. E allora dobbiamo smetterla di pensare che Dio è lontano, che il Signore non mi pensa più, che il Signore non mi risponde più, che tante preghiere che faccio forse sono inutili. Ecco, noi viviamo alle volte questa ansietà nella nostra vita spirituale e dobbiamo reprimere, ecco, tutto quello che ci porta a fare queste considerazioni e aprire un altro varco, ecco, come dicevo, il varco della speranza, il varco di una certezza, perché la fede è certezza. La fede non è un'ideologia, non è astrazione. La fede è verità, è promessa. Promessa di un Dio che adempie quanto ha pensato e quanto vuole realizzare. Mentre pregavo ho pensato una cosa che non avevo mai pensato sinceramente. Questa ripetizione, ecco, mi colpiva il fatto stesso di ripetere: per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Ma non pensavo soltanto al modo di recitare questa coroncina, ma pensavo all'urgenza dei nostri tempi di invocare continuamente la misericordia del Signore,
Vedete come il male continuamente effonde la sua negatività. Anche noi cristiani dobbiamo contrapporre la positività che viene dal contemplare con questa passione del Signore e quindi questo grido che deve sgorgare, direi, più frequentemente nella nostra vita, proprio perché oggi il mondo ha bisogno di misericordia, ha bisogno di vedere luce. È inutile nascondere, ecco, i scenari del mondo sono chiari a tutti, non devo venire io a dirvelo, perché sono alla portata e alla conoscenza di ciascuno di noi. Ma non basta soltanto essere spettatori di un mondo che va in rovina, di una lamentela continua, di idee che ci scambiamo e che non approdano a nulla, a nessun cambiamento. Basti pensare le varie trattative, i governi, i politici che si seguono al tavolo, che si pensa debbano cercare una soluzione ai conflitti, ma in realtà poi ci accorgiamo che anche loro stessi sperimentano il fallimento. Ma noi cristiani dobbiamo opporci al fallimento delle idee astratte, senza fondamenti di verità, magari basate su strategie umane che non portano a nulla se non a un moltiplicarsi di morte, di distruzione. Ecco perché il cristiano non deve stare fermo. Il cristiano ha tante possibilità. Il cristiano deve impugnare questa fede, non una fede, scusate, domenicale o occasionale, solo quando, non so, c'è un pellegrinaggio o c'è un'occasione, ma una fede che va esercitata quotidianamente, senza stancarci, ci dice il Signore. Invece chissà perché noi ci stanchiamo facilmente. Non ci stanchiamo per tante cose, ma per la preghiera, per questa adesione, ecco, alla parola di Dio troviamo mille ragioni, mille giustificazioni per dimostrare tante volte il nostro essere tiepidi, il nostro lasciarci andare. Ecco, la divina misericordia è un dono del cielo. Avete sentito la ampia e profonda meditazione anche che ci sono state offerte dalle nostre consorelle, ecco, suore apostole di Gesù Crocifisso, e che sono state appunto presentate a voi qui presenti, a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ecco, che questa meditazione possa veramente accompagnarci in questo periodo, fino appunto a domenica, quando celebreremo il giorno della Pasqua di Risurrezione, dove mi auguro che non ci sia soltanto uno scambio di auguri formali, dove diremo tutti quanti, io per primo, buona Pasqua, ma può darsi che diciamo buona Pasqua senza capire il significato, perché quel significato è profondo, significa buon passaggio. Auguro a te, fratello, di passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. E non sentiamoci detentori di tutta questa luce, di tutta questa perfezione che, ahimè, molte volte come etichette ci appropriamo noi stessi, come autoreferenzialità. Invece dobbiamo riconoscere anche le nostre povertà, le nostre fragilità e il nostro bisogno appunto di passare da morte a vita. Abbiamo tante opportunità, non le sciupiamo.